La peste che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel Milanese c'era entrata, davvero, come è noto. Ed è noto parimenti che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Furono spediti due delegati a vedere e a provvedere e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli alle entrature, altri quasi deserti. Diedero subito per lettere quelle sinistre nuove al Tribunale della Sanità, il quale, al riceverle, si dispose per chiudere fuori dalla città le persone provenienti dai paesi dove il contagio s'era manifestato. Vollero notare il nome di chi ce lo portò, il primo. Dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna. Le cautele usate in conseguenza fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più, ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio che non tardò a germogliare. Alla reputazione della scienza s'aggiungeva quella della vita e all'ammirazione la benevolenza. Ho creduto che non fosse fuori di proposito il riferire e il mettere insieme questi particolari d'un celebre delirio, perché ciò che è più interessante e più utile a osservarsi mi pare che sia appunto la strada che hanno fatto le apparenze, i modi con cui hanno potuto entrare nelle menti e dominarle. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo, così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo di osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quelle altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire. Dai Promessi Sposi, Alessandro Manzoni.